una sera del 2013 d'estate, mi ricordo seduti a un tavolo, nasce l'idea di creare CrossFit Cantiere e da quel momento dritti come i treni, abbiamo cercato il locale, abbiamo comprato l'attrezzatura e ci siamo armati di buona volontà. Non è stato facile, ma oggi possiamo raccontare, è andato tutto bene. Secondo me la gente si innamora del CrossFit per due motivi. Il primo è l'aspetto prettamente fisico, quindi il fatto che il tuo fisico venga stravolto dopo un paio di mesi di pratica di attività. Il secondo è venirsi a sfogare qui al box e cercare un momento di relax, che poi non è un vero e proprio relax perché comunque è sempre faticoso e duro. La prima cosa che dico è che le due settimane d'attacco per chi arriva in un box di CrossFit sono particolari. Possono anche deviarti da quello che è il CrossFit o comunque farti disinnamorare o farti pensare che una disciplina che non è adatta a te. Questa unione che si crea, questa voglia di soffrire durante l'allenamento e non mollare mai, è come nella vita reale, perché alla fine non ti regala nulla e se tu vuoi dei risultati devi comunque fare i sacrifici. CrossFit è vita, il CrossFit non è più soltanto una metodologia di allenamento, ma in realtà ognuno nel nostro piccolo ogni giorno viene qui e abbatte i propri limiti. Non sono soltanto legati allo sport o comunque al fitness, ma che diventano limiti anche mentali e quindi sicuramente il box ti aiuta non soltanto a crescere fisicamente ma anche e soprattutto mentalmente, ed è questa la grande vittoria del CrossFit. È la serenità mentale, lo sfogo che mi è riuscito a dare questa disciplina, non me l'aspettavo. Il CrossFit è adatto a tutti, ma bisogna essere pronti a tutto. Vieni al box, divertiti, stai con noi, entra a far parte di questa fantastica famiglia che è CrossFit Cantiere, fa parte di questa fantastica community che è il CrossFit e stai tranquillo che tutto il resto verrà in seguito. E quindi basta.